Il 2023 è quasi alle spalle, cosa fare sui mercati? Vediamo la view dei protagonisti di House of Trading. Allora, la mia inizio col dire che si tratta di un qualcosa di aggressivo, nel senso che, come abbiamo detto in precedenza, insomma, gli indici americani sono fortissimi, quindi andare a proporre una carta rossa è un qualcosa, diciamo, di abbastanza inusuale. Questo è quello che voglio fare proprio in un'ottica di trading, anche se siamo in prossimità del rally di fine anno. Quindi, carta short sottostante S&P 500. Vi ricordo che questa è un'operazione che deve durare poco e nel momento in cui avete anche magari un portafoglio long come ce l'ho io, diciamo, sul mercato americano, può essere anche una buona strategia di copertura. Vi dico quali che sono i livelli operativi. I livelli di ingresso sostanzialmente sono. Entriamo short a 4.745 punti. Al momento questo livello è stato già superato, no? Questo non è necessariamente un male perché sostanzialmente vuol dire che c'è molta forza. Ora, secondo me una buona strategia è quella di attendere che i prezzi ritornino su quel livello, il che vuol dire che c'è stata una inversione, un'effettiva inversione, quindi un ordine in stop, tra virgolette, quindi un ordine che vai a vendere il mercato a un prezzo peggiore rispetto a quello che batte il mercato in questo momento. Quando ci sono delle fasi di eccesso come quella che stiamo vedendo, perché ci sono una, due, tre, quattro, quante candele verdi senza vedere nemmeno una candela rossa, ed è quello che stiamo vedendo da parecchio tempo a questa parte, dovrebbero essere un grafico settimanale questo che stai facendo vedere. Quindi, insomma, stiamo parlando di mesi di rialzi. Secondo me ci può stare attendere, diciamo, la prima candela rossa. Quindi il livello di ingresso lo confermo, ti do i livelli di stop e i livelli di target. Allora, per quanto riguarda appunto lo stop loss 4810, quindi sopra quella soglia psicologica dei 4800 punti, il mio target price non eccessivamente lontano a 4625 punti, che sostanzialmente, diciamo, è un livello prima della prima area, secondo me, di supporto su questo indice. Quindi un'operatività contro trend, un'operatività dove comunque ci sono evidentemente dei rischi, può essere fatta come copertura e comunque deve durare per poco tempo. Se vedete che il mercato comunque non ritraccia, è un'operazione da chiudere anche in perdita. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.